piano spostamenti casa lavoro. Il piano spostamenti casa lavoro ha un obiettivo, che è quello di ridurre il traffico veicolare a favore di forme di mobilità sostenibile, ma soprattutto è anche quello, guardate come si scrive, orientare gli spostamenti del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibili. Ok, quindi cosa vuol dire? Punta all'individuazione di questo paniere di nuovi sistemi di mobilità sostenibile, ma soprattutto anche, a mio avviso, di andare a lavorare sui bisogni di quella forma di mobilità, visto che stiamo parlando proprio di lavorare, di operare sull'ambito soft della domanda di mobilità. Questa cosa qua, come si declina questo aspetto? Questo aspetto si declina anche con il conoscere bene la tua azienda, che vuol dire le linee orarie, le persone come escono, come entrano nel lavoro. E quindi cosa vuol dire? Ripartire per categorie, i tuoi lavoratori o i tuoi studenti, se hai studenti, capire i propri tempi di arrivo, di permanenza, dove mangiano all'interno dell'azienda, vanno a pranzare fuori, la durata della pausa pranzo, la durata dell'uscita, e individuare queste linee orarie che sono fondamentali per poi iniziare a lavorare sulle agende di mobilità, sul personal planning di mobilità delle persone. Ok? Infatti il piano è diviso in due parti, una parte informativa e una parte progettuale. La parte informativa è la più onerosa per me, perché mentre quella progettuale, nella fase di piano, arrivi a un livello di approssimazione che può essere sostenibile e da fare, la parte di informazione è fondamentale, va fatta veramente bene. E andiamo a vedere dopo come. Il PSCL, questo piano spostamenti di casa lavoro, va presentato in teoria ogni anno il 31 dicembre. Quest'anno, con l'uscita del decreto in un periodo un po' maggio, ci fu un'anticipazione, mi sembra per giugno o settembre, e costrinse alcune aziende a correre nella presentazione del piano senza però avere, diciamo, strumenti accurati alle spalle di analisi.